Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Come giustamente diceva Previ, stavo aspettando un momento di piano per fare l'introduzione di questa nuova escursione. Oggi sono in compagnia di Nina. Ain't no mountain high enough. Che si è preparata il saluto per tutta la salita. Previ. Ciao ragazzi. Tonio e Teo. Finalmente torniamo a fare qualcosa di un filo avventuroso. Passeremo 2 giorni qua ai piedi del Monte Giove. Infatti stiamo salendo a Rifugio Vannino in Val Formazza per passare la notte al bivacco Busin. Passeremo la notte lì al bivacco e domattina presto si sale al Monte Giove, 3009 metri di altitudine se non sbaglio, quindi raggiungerò il mio primo 3000 sulle mie gambe. Anche per voi ragazzi? No, sì. No? No? No, no, tu hai già fatto il Blinner, giusto? Sì. Niente, allora per 3 di noi sarà il nostro primo 3000, bene. Sono contento perché fino adesso siamo arrivati solo al Tagliaferro e al Cistella che rasentano i 2950, quindi ci mancano quei 50 metri. E il sentiero di oggi parte da Canza, raggiunge Sagersboden, dove si può arrivare anche con una comoda seggiovia, per poi in 1 ora e mezza raggiungere il Rifugio Vannino, dove siamo diretti adesso, e proseguire verso il bivacco Busin e il lago Busin inferiore. Domani invece chiuderemo l'anello dopo la salita al Monte Giove, probabilmente scendendo dall'Alpe Giove e dall'Alpe Vova. Quindi abbiamo 2 macchine, siamo organizzati bene per fare un giro a semianello. Bellissima questa vallata, andando verso il Rifugio Vannino, dopo la prima 1 ora e mezza di salita si apre tutta la vallata, straverde con le cascate e i ruscelli, è proprio il tipo di paesaggio che mi piace e che mi mancava, visto che adesso è parecchio tempo che non andavo in montagna per 2 giorni, ho avuto da fare a casa diciamo. Si vede che mi mancava andare in montagna, mi sto meravigliando per qualsiasi cosa. No, effettivamente queste rocce sono proprio belle. Com'è ragazzi? Bellissime rocce, sì, mai bellissime visto rocce così belle. Raga, ma qua è il fosso di Helm. Previ, non sai cos'è il fosso di Helm? Io non posso andare in giro con te. Ed eccoci qua, praticamente arrivati al Rifugio Margaroli e al Lago del Vannino. La vallata è molto molto bella, verde, col ruscello. Peccato un po' per i tralicci, però è spettacolare. Il tempo oggi non è molto bello, dovrebbe anche buttare un po' di pioggia nel pomeriggio, quindi vediamo se riusciremo ad arrivare al bivacco asciutti oppure belli fradici. Chi non ha fame alzi la mano. Cicciosauri, tutti affamati. Ma va che bello. Nonostante le nubi, sempre bello il colore del lago. È anche più bello. Teo, ti ricordi tornando dalle Bendum? Sì. Mi ricordo il rifugio che era il nostro miraggio. Abbiamo sognato la polenta per tutto il giorno, salvo poi desistere perché era troppo tardi e siamo tornati dal passo del Nefel giù. Una fame trovate così mai sentita, mai provata. Sì, parecchia fame avevamo, quasi come oggi.
Comunque trovate il video in descrizione, vi lascio qua il link così potete vederlo. Molto molto bello, l'apertura del sentiero G37 alle bianche guglie delle Bendum. È arrivato il momento del paninazzo. Lo devo anche fare, ma non ci interessa. E dopo questa pausa graditissima ripartiamo. Che bella combricola. Non ho capito. Attenzione. A te è tornato il male al malleolo. Come? Sinistro. Tre anni fa. In Val Grande. Io le ciabatte ce le ho, Teo, per sicurezza. Anch'io. Ti do l'altra, almeno mi fai fuori la suola anche dell'altra. Fate l'altro piede adesso. Esatto. Comunque tra poco il sentiero si stacca e sale su per di là. E si arriva al lago Busin. Prima della pioggia, speriamo. Qua Previ sta caricando la sua sherpa. La sciarpa. Bello carico di legna, si fa il suo focherello. Oh, si sale. Uma. Ragazzi, buon divertimento. Buon divertimento. Com'è che è iniziata la salita? Nessuno parla? Comunque sì, la clip è giusta, avete contato bene, siamo rimasti in quattro. Purtroppo Teo ha le prese con questo male al piede, ha dovuto desistere, è tornato indietro. E, boh, non si è ancora ben capito che cos'è, a cosa è dovuto questo dolore. Comunque diciamo che questa volta non se l'è sentita a farsela in ciabatte come in Val Grande. Direi che ha preso la decisione più saggia. Ciao Teo, ti mostrerò in questo video come andrà la nostra scalata al Giove, con l'augurio che tu prima o poi possa tornare insieme a noi in cima a quella vetta. Arriva le nubi, over the head. Sono sempre stato. Oh, così mistico adesso. Quello che ci rassicura. Sì, sì, la marmottina è la nostra guida. Peccato che dobbiamo andare a destra noi. No, ma sai che mangia bene quella marmottina lì. È andata. Venaci. Allora, di là. È stata rotta di là. Okay. Bella cicciottella. Ed eccoci in cima al passo. L'ultima fatica di giornata è andata. Là in fondo da qualche parte c'è un Teo selvatico che cerca di tornare a casa. Oh sì che tira l'aria qua. Mi sa che è il momento del giubbottino. Che frio! Tutto bello sudato. Mezz'ora siamo arrivati. Imo, con la massima attenzione vista la nebbia. Quando si apre è uno spettacolo, ma che bello. Ma qua è tutto secco, vedete che? Non c'è più un lago. Non c'è più. Hanno spostato il lago Busin. Oh, ecco la casa dei guardiani. Dovrebbero esserci perché la finestra è aperta. Eccoci qua. Bivacco Busin, finalmente raggiunto.
Bravo Previ, anche questo è raggiunto. Bene. Sembra anche vuoto, ma che carino però. Sul... c'è anche l'acqua. Dai, fai dopo. Permesso. Ma che buon odore di legno! Che bello! I materassi sono un po' lerci, però. Molto molto cozy, potrei dire. C'è anche il sì, bello, bello, bello. Per scaldarci un po'. In mezzo alle nubi. Il momento di lavare la faccia. Dalla sudata odierna. Lavoro certosino del nostro primo. Bravo, bravo. Bisogna sempre avere un Previ in montagna. E abbiamo anche gli averi, lasciateci in eredità dal Teo. Sono questi qua. I motorini, grana. Ah, è la carota. Bravo Teo, grazie. Grazie Teo. Grazie che ci offri l'aperitivo. Sembra di stare al banco del super del mercato. Cetriolo, pomodorini e carote. Di qua roba un po' più cicciosa. Formaggi, taralli, pane. E di qua salamini. Ottimo, si parte bene. Cheers! A questo bivacchino molto molto bello e carino. Salute. Grazie per la compagnia. A lei. Salute. È arrivato il momento della cena. Io ho questo gustosissimo risotto alla zafferano. Che schifo. Tonia, cosa ti mangi? Insalata di riso. Insalata di riso, con questo caldo direi che è l'ideale. Vabbè, Tonia. Sempre meglio che quel risotto lì. Ragazzi, hummus di ceci. Couscous. 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 Caserecce. Ceci. Bravi. Pomodorini. Molto salutare. Cos'è che è? C'è più. Ci servono energie per domani e per sopravvivere a questo freddo che sta arrivando. Can you pass me the sit by my side if you love me. But remember the Red River Valley. A freddo. Cowboy, the love you so true. Questo è il tipo di oggetto che pensavo di trovare la prima volta che andavo in Russia. Sulla strada, nella tasca di qualche malintenzionato ubriaco. Sono i classici stereotipi che hai in mente. Allora, ma sa di mandorla. Buonissimo, di mandorla. Bravo, mandorla. Certo. Ma sono semi di mela. Ma poi dopo senti il gusto della mela. Buono. Sa di mandorla, semplicemente per un motivo. Aspetta, aspetta, scusami, non ho visto cosa succede. Cazzo, cosa di... Semplicemente perché, come tu mi insegni, nei semi delle mele, delle pesche, delle bicocche, e c'è, più pace. C'è una minima quantità di cianuro. Davvero? Che è quello che dà il gusto, di, quel sapore. Di, sai, non hai mai visto i film dove no. Gialli dove ho ucciso? Ah, senti, sento odore di mandorla, è stato ucciso col cianuro. Mai sentito. Cazzo, ma to. La peppa. No, non è la peppa, il 3 di tutto di papanari. Termina qua questo primo giorno in bivacco. Giornata abbastanza impegnativa. È andata molto bene, a parte ovviamente l'imprevisto occorso al Teo.
Peccato, peccato per lui. Sarebbe stato bello condividere anche con lui questa bella serata. Comunque il posto è molto molto particolare, con il nostro bivacchino, la casetta dei custodi della diga e la diga del lago Busin, che è molto molto basso, c'è poca acqua. Adesso si è aperto tutto, prima con la nebbia era mistico. Domani invece saliamo qua dietro sul Monte Giove, 2 ore circa per 600 metri di dislivello. Sarà una bella sfacchinata, speriamo, speriamo, incrociamo le dita che ci sia il sole bello limpido al mattino, perché la vista da lassù deve essere davvero speciale. Vedremo, dai. E mi mancava tutto questo, mi mancava, sono contento. Ho sempre un piccolo problema, che non riesco bene a godermi il momento, nel senso che magari quando sono qua ho avuto dei pensieri di essere a casa, magari a giocare con Matteo, stare insieme alla famiglia, e invece quando sono a casa ho sempre il pensiero di voler essere magari in un bivacco a godermi una serata come quella di stasera. Quindi su questo devo ancora lavorarci, ma ci arriverò. Per intanto vi auguro una buona notte, grazie per aver guardato il video fino a qua, e per voi ci vediamo tra pochi secondi. Ciao! Siamo appena partiti, è il momento più duro, quello di rompere il fiato, vista la ripida salita. Certo che senza zaino si viaggia molto meglio. Ah, che fake! Ci stiamo divorando la salita. Un'ora. Siamo già quasi in cima. Mi sto rifiutando di voltarmi alla mia destra per vedere il panorama. Voglio godermelo tutto di un fiato, arrivato in cima. Wow! Porca miseria! Che buco! Bravo, bravo! E siamo già tornati in bivacco dopo un'ora e mezza di ripida discesa. Stiamo già facendo da mangiare. Stiamo già anche mangiando. Ciao Previ. Ciao. Nina purtroppo non è riuscita a salire fino in cima perché ha avuto qualche problema di tenuta delle scarpe. Ma la prossima volta ce la farà. È stata un'ottima vista da lassù. E adesso ci riposiamo un po' e poi si scende la macchina. Buon appetito. Grazie per tanto. Ragazzi, altra spazzatura? No, oh, sto chiuso. Primo tratto di discesa appena lasciato il bivacco in direzione Alpe Vova, molto suggestivo perché si passa sotto questa parete imponente. Dal video sicuramente non rende, ma dal vivo ti fa sentire piccolo piccolo.
e tra l'altro abbiamo notato come il sentiero attraversa due volte un canalone bello ripido, e dunque ve lo sconsiglio vivamente in caso di pioggia o forte umidità. Eravamo là in cima, impressionante. Pensieri sparsi durante la discesa. Questa discesa, questo paesaggio è davvero meraviglioso, proprio la montagna che uno si immagina, pareti rocciose che sembrano inespugnabili e verdi prati estesissimi. E dopo un'ora e mezza di discesa terribile, spacca ginocchia, dal Monte Giove siamo arrivati all'Alpe Vova, un anfiteatro bellissimo, un posto che mi piace tantissimo. C'ero già stato qua quando sono andato a Salecchio la prima volta e immaginavo come sarebbe stato camminare lassù, e oggi ho avuto l'opportunità di farlo. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Adesso noi ci toccano ancora 500 metri di discesa su strada gippabile fino a Chioso. È stata uno o due giorni molto molto bella e molto impegnativa, ma ci voleva proprio, quindi spero di tornare presto sul canale con altri video di questo tipo. Non smettete di seguirmi, anzi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!